Zelcor presenta I Mago Diaboli. Lettura di Vir, La Forza delle Parole. Musiche di Zero, Copyright Free Music. Ne sconsigliamo l'ascolto a un pubblico minorenne o impressionabile. Prima che Boris Jefford facesse ricadere la sua scelta su Hilda Obrazek, aveva passato scrupolosamente al vaglio almeno una quarantina di altri sensitivi. Aveva sguinzagliato il migliore investigatore privato che il suo non indifferente conto in banca poteva garantirgli, aspettando per quasi un anno un resoconto completo e accurato. Il signor Jefford aveva la pazienza di una sequoia e per lui nessuna attesa e nessuna spesa sarebbero state troppo ingenti per scoprire l'autenticità dell'imago diaboli. Una settimana prima di Capodanno, l'investigatore privato si era finalmente messo in contatto con lui e si incontrarono nell'attico di Jefford, situato in cima a un austero palazzo di arenaria che svettava come una torre medievale tra la Fifth Avenue e la 95esima strada, a Carnage Hill. Sorseggiando un costosissimo cognac francese, accomodati su poltrone di velluto, i due discussero sulla faccenda. L'investigatore, un italo-americano losco ed elegante che sembrava uscito da un film del Padrino, estrasse da una sofisticata 24 ore di coccodrillo ben 3 spessi dossier legati con una spirale di metallo, posandoli sul tavolino ricavato da una larga sezione di tronco fossilizzato. Dopodiché si accese uno dei 4 Nicaragua Maestro che gli erano stati messi a disposizione dal padrone di casa e attese in silenzio, godendosi le corpose fragranze di cioccolato, caramello e mandorle tostate. Per quasi un'ora l'unico suono fu il quieto scoppiettio del fuoco che ardeva gagliardo nel lungo caminetto, le cui fiamme tracciavano semoventi tatuaggi di luce sul volto attento e anziano di Jefford, riflettendosi sulle fotografie contenute nelle pagine del rapporto. Quell'investigatore privato aveva un onorario da capogiro, ma mentre faceva scorrere gli occhi sul suo lavoro, Jefford comprese che valeva ogni centesimo. Era stato persino troppo scrupoloso, riportando particolari del tutto superflui, frugando nella vita privata di quella quarantina di ignare persone. Non gli era sfuggito neanche il ritardo nel pagamento di una multa e il dossier era completo di note a piedi pagina. Un capolavoro. Terminata la lettura, Jefford aveva già fatto una preliminare scrematura, ma per andare sul sicuro avrebbe studiato quei documenti nuovamente. Congedò quindi l'investigatore, lodandolo per la sua professionalità e staccandogli un assegno che avrebbe fatto piegare le ginocchia a chiunque. L'altro uomo lo intascò quasi con noncuranza, evidentemente abituato a vedersi accreditare simili cifre, e dopo aver ringraziato il suo cliente, invitandolo a contattarlo ancora in caso di necessità, se ne andò portandosi dietro un vessillo di fumo aromatico. Nell'intimità della stanza, con la schiena rivolta alle vetrate oltre le quali l'irregolare skyline di Manhattan veniva sepolta dalla neve, Boris Jefford riprese da capo la lettura dei dossier. Di quei 46 nominativi, almeno 35, secondo l'investigatore, erano solo abilissimi affabulatori, capaci di manipolare le persone e ingannarle con il loro carisma, ma privi di qualunque potere medianico. Gli ultimi 11 mostravano effettivamente doti psichiche, ma di quella decina, soltanto 3 erano in possesso di capacità veramente straordinarie. Il primo era un quarantenne di Smirne, venerato come una specie di santone. Il secondo abitava a Città del Messico ed era al soldo di un malvivente locale. La terza era un'ottantenne nata in Repubblica Ceca, ma emigrata ad Albany, nello stato di New York, sul finire degli anni 60. Una certa, Hilda Obrazek. Il suo fascicolo era spesso il doppio degli altri e Jefford ne restò molto impressionato. Sembrava che la Obrazek fosse un elenco vivente di poteri paranormali, dalla fotografia psichica alla telepatia. Pochi anni dopo il suo approdo negli Stati Uniti, il suo talento era giunto alle orecchie degli enti governativi,
fra i quali l'FBI e la CIA, che avevano fatto ricorso a lei innumerevoli volte quando i metodi consueti non davano risultati nelle indagini. Ovviamente tutto ciò era coperto dal massimo riservo e Jefford poteva solo supporre che manovre e intrallazzi avesse imbastito il suo investigatore per venirne a conoscenza. Intercettando con lo sguardo un paragrafo particolarmente interessante, Jefford si versò dell'altro cognac e si sporse in avanti, prestando attenzione ancora maggiore. Sembrava che la specialità di Hilda Obrazek fosse quella di estrapolare da disegni, immagini e fotografie le sensazioni ed emozioni che impregnavano l'ambiente nell'attimo in cui queste erano state realizzate. Poteva toccare lo schizzo di un bambino delle elementari e comprendere che mentre tracciava quelle figure aveva voglia di pizza, o che era arrabbiato, o triste, o gioioso. Se teneva in mano una Polaroid scattata a una festa, sapeva riferire ciò che era accaduto in quegli istanti o capirne attimi di vita dei soggetti immortalati. O ancora, se le si poteva mostrare la fotografia di una scena del crimine, la si poteva sentir snocciolare i particolari del delitto come se lo vedesse accadere davanti ai suoi occhi. La sua era una dote straordinaria, quasi unica. E soprattutto era proprio quello che Boris Jefford stava cercando. Chiuse il dossier e si sollevò dalla poltrona, portando con sé lo snifter e sorseggiandone lentamente l'aromatico contenuto mentre si avvicinava all'enorme libreria. Sfilò un'edizione seicentesca spagnola del De Occultissime Meraviglie e infilò la mano nello spazio vuoto, abbassando una piccola leva nascosta. A seguito di un clic sommesso, una porzione della libreria di Mogano parve scivolare fuori dalla parete di un paio di centimetri e le dita dell'uomo l'agganciarono, facendola ruotare sui cardini come fosse la comune anta di uno sportello. Sotto era celata una cassaforte. Con l'indice Jefford compose un lungo codice sulla tastiera alfanumerica. La serratura elettronica emise un sonoro beep e si accese un LED verde. Una volta spalancata la cassaforte, rivelò una serie di buste, faldoni, cartelle di cuoio, scatole di cartone, tutti molto ordinati. Si trattava di documenti di valore inestimabile, confessioni di streghe del XIII secolo, testimonianze dirette di manifestazioni demoniache durante i sabba, lettere scritte con il sangue da bambini posseduti, recanti un linguaggio incomprensibile e soprattutto l'articolo più prezioso, custodito in una cartellina di velluto che Jefford estrasse in quel momento. L'aprì, scostando la protezione di carta velina, ammirandola con il consueto, istintivo brivido interiore. La bocca gli si inaridì all'istante e dentro di lui qualcosa si contrasse. Dovette trangugiare il resto del cognac come fosse l'antidoto a un potente veleno. Era impossibile abituarsi alla visione dell'imago diavoli, che, se fosse stata autenticata, sarebbe diventata l'unica fotografia nota scattata al diavolo in persona. Il giorno in cui Hilda Obrazek venne condotta all'appartamento di Boris Jefford, un forte temporale si abbatteva sui palazzi di Manhattan e le finestre dei grattacieli riflettevano il bagliore scaturito dai lampi. La Cadillac con la quale la sensitiva era stata mandata a prendere nella sua villa di Albany scivolava nel gomitolo di asfalto che si snodava tra gli imponenti edifici della Grande Mela. I tergi cristalli che scattavano incessanti e rivoli d'acqua piovana che solcavano come lacrime i finestrini oscurati. Oltrepassò la guardiola che presidiava il parcheggio sotterraneo e parcheggiò in uno dei posti riservati a Jefford. Due inservienti in completo elegante scortarono la donna fino all'ascensore che la condusse agli alloggi dell'uomo che aveva richiesto i suoi inusuali servizi. La Obrazek non corrispondeva per niente allo stereotipo della chiaroveggente sofisticata e misticheggiante, con il volto occultato dalla veletta del cappello e le movenze feline. A vederla, la si sarebbe scambiata per Danny DeVito nel ruolo del pinguino. Era bassa, tarchiata, e più che grassa, era tozza,
un corpo monolitico, quasi privo di forma, avvolto in un abito di panno blu scuro piuttosto anonimo per quanto di buona sartoria. A parte due voluminosi orecchini di corallo, non portava alcun gioiello. Il suo faccione piatto sembrava posato tra le spalle. Il mento sfuggente scompariva nella pappagorgia. Il naso lungo e aquilino separava due occhi verdi, grandi e sporgenti, mentre la bocca larga era praticamente priva di labbra. I capelli erano molto folti per una donna della sua età e ancora incredibilmente scuri, sebbene parecchio filigranati d'argento. Nell'insieme non era un bel vedere, ma venne accolta con la cordiale reverenza che si riserverebbe a una diva del cinema e ringraziata profusamente per aver deciso di recarsi fin lì. Si accomodarono davanti al camino acceso e Jefford offrì all'ospite una tazza di costosa cioccolata calda con panna e polvere di cannella, che la donna gradì moltissimo. Mentre la guardava sollevare la tazza di fine porcellana cinese, il padrone di casa non poté fare a meno di notare che la sensitiva non si era sfilata i guanti di taffetà che nascondevano le mani fino oltre i robusti polsi da contadina est-europea. Pur essendo impaziente di avere un responso riguardo la foto, Jefford si mostrò tranquillo e fece del suo meglio per far sì che la Obrazek si sentisse a proprio agio, sebbene la donna non desse a intendere di essere agitata o impressionata dal fasto che la circondava. C'era qualcosa di strano in lei, qualcosa di sfasato. Jefford non riusciva ad afferrarlo, almeno non con la vista, ma lo percepiva a livello più intimo. Si chiese se la sua mente non stesse in qualche modo avvertendo il potere che quella strana donna conteneva nel labirinto dei suoi formidabili neuroni, alla stessa maniera in cui un elettrodomestico interferisce con le funzioni di un altro meno potente. Attese che lei ebbe finito la cioccolata, poi le domandò se avesse mai sentito parlare dell'Imago Diaboli. Non si meravigliò quando la Obrazek rispose di no. Del resto, la storia dietro quell'immagine era avvolta da brume di mistero così fitte che persino lui aveva impiegato tempo e fatica per venirne a conoscenza. Da un ripiano sotto al tavolino estrasse un album foderato di raso, aprendolo e porgendolo alla donna che sedeva dinanzi a lui. Gli occhi verdi e bulbosi di Hilda Obrazek, simili a quelli di un gufo, fissarono la prima fotografia sotto la velina protettiva. Si trattava dell'immagine in bianco e nero di un giovane in abiti di inizio Novecento. Come spesso accade nelle foto molto vecchie, questa era leggermente sfumata, quasi che una lieve foschia avvolgesse il soggetto in posa. Ma ciò non toglieva nulla alla sua avvenenza. Anzi, contribuiva a conferirgli un che di mistico, di onirico. Era una persona molto attraente. Il naso fiero decorato di folti baffi acconciati in un ricciolo vezzoso, gli occhi chiari e magnetici, sfolgoranti di passione, la chioma che formava morbide onde sul suo cranio. Sotto gli abiti ricercati si poteva intuire la muscolatura forte e allungata di un atleta. Ai piedi dell'immagine una targhetta riportava «Philippe Chéret, 1921». Quell'uomo, spiegò Boris Jefford rilassandosi sullo schienale della sua poltrona, era il fotografo che aveva avuto il principe delle tenebre dinanzi all'obiettivo. Nato a Parigi in una magione di Faubourg Saint-Germain l'11 gennaio del 1890, Philippe Chéret era un vero figlio della Belle Époque. Fin dalla più tenera età, mostrò una spiccata curiosità per tutto ciò che lo circondava, qualità che, coadiuvata con un altrettanto precoce e brillante intelletto, gli permetteva di indagare la realtà con un talento e un'arguzia non comuni. Se fosse stato di bassa estrazione, tali doni di natura sarebbero di certo rimasti grossolani e poco sviluppati. Ma fortuna volle che Philippe nascesse invece in una famiglia molto abbiente. Suo padre, avvedendosi dell'intelligenza del figlio, fece in modo di circondarlo dei migliori istitutori sulla piazza, riempiendo gli scaffali della sua stanza di libri su ogni argomento, dalla filosofia alla meccanica, dalle scienze naturali alla chimica. Inoltre,
per quanto potesse apparire contraddittorio, tra le letture formative del giovane Philippe non mancarono anche trattati di mesmerismo, di spiritismo, di dottrine occulte e di antiche religioni. La collezione Chéret, che al giorno d'oggi è conservata in un museo, vanta tra l'altro una delle più antiche edizioni del Necronomicon che si conoscano. Non bisogna dimenticare che a cavallo fra XIX e XX secolo la mondanità di tutta Europa era visceralmente incuriosita e attratta dal paranormale e che si ebbe un fiorire di società esoteriche che raccoglievano in particolar modo esponenti del mondo scientifico e dell'alta borghesia. Un ragazzo come Philippe Chéret, benedetto da un cervello così sovraeccitabile, non impiegò molto a porsi domande sul mondo immateriale, oltre che su quello fisico. E il suo chiodo fisso divenne scoprire se c'era il modo di sposare i più attuali ritrovati della scienza e della tecnica con le dottrine della metafisica, in modo di risolvere le annose questioni riguardo tale materia, quali l'esistenza dell'anima, la veridicità dell'aldilà e lo studio di quelle forze antiche e temute che l'umanità aveva chiamato angeli e demoni. Nel corso degli anni, Philippe si specializzò nell'arte fotografica, all'epoca ancora poco più che pionieristica, con lo scopo di catturare su pellicola il manifestarsi di quei controversi fenomeni che tanto acceso dibattito provocavano tra scettici e credenti. Per concretizzare il suo scopo, divenne membro di decine di società occulte e si avvicinò a parecchi medium, mettendo a disposizione i suoi mezzi e il suo talento. Sfortunatamente, per anni, collezionò solo raggiri e delusioni. I chiaroveggenti si erano rivelati tutti ciarlatani avidi di soldi, mentre le associazioni esoteriche altro non erano che congreghe di ricchi annoiati in cerca di evasione, che usavano l'occulto come valvola di sfogo per la propria libidine. All'inizio degli anni 40, del ragazzo curioso e del vivace intelletto non restava quasi più nulla. L'inseguimento di quel sogno l'aveva consumato, tramutandolo in un uomo disilluso e fiacco, tormentato dall'idea di aver gettato in futili progetti gran parte della sua esistenza e tuttavia ancora strenuamente aggrappato alle proprie convinzioni. Qualche risultato, seppur pallido, l'aveva comunque ottenuto ed era in forza di quelle minime note positive se non gettava ancora la spugna. La svolta accadde in una notte di dicembre del 1941, mentre il fotografo spiritista e sua moglie soggiornavano a Torino, ospitati da un conoscente. Affascinato da una delle città più misteriose d'Europa, fulcro di forze negative e positive, non tardò a mettersi in contatto con alcune sette segrete formate da insospettabili esponenti del mondo della politica e della finanza. Conquistò la loro fiducia e gli fu concesso di partecipare ai raduni in qualità di fotografo ufficiale. Sebbene il luogo degli incontri non fosse mai stato chiarito, stando ad alcuni appunti presi da Philippe, doveva trattarsi di uno dei palazzi che si affacciano su Piazza Statuto, dal momento che da alcune finestre era possibile ammirare l'ambiguo monumento al traforo del Frejus, l'alta piramide di blocchi di roccia sormontata dal genio alato, che, secondo alcuni superstiziosi, altri non sarebbe che Lucifero, posto a guardia di una delle tre grotte alchemiche della città. Di quella notte fatidica non restò alcuna testimonianza. Quel che accade tra le silenti mura del palazzo non trapelò mai, se non in sussurri molto vaghi e vibranti d'orrore, che la città smaltì presto. Del resto Torino era sempre stata testimone di cose spiacevoli ultraterrene, come testimoniavano anche i fatti avvenuti a Villa La Marcanda 5 anni prima. Quando i coniugi Chéret fecero ritorno a Parigi, il carattere di Philippe aveva subito un cambiamento repentino. Era tormentato da violente emicranie, attacchi di terrore notturno, manie di persecuzione e allucinazioni spaventose. Non confidò mai a nessuno cosa vide nella fatidica notte del 41 e il solo tornarci con la memoria gli scatenava crisi convulsive. Tuttavia, rivelò l'esistenza di 9 fotografie scattate in quell'occasione, una collezione di immagini che aveva battezzato i Mago Diaboli, definiti in uno dei suoi ultimi diari le cose più sublimi e più orribili che l'arte fotografica abbia mai realizzato e che mai realizzerà in futuro.
Morì 5 anni dopo averle sviluppate nella sua maggiore improvenza, con la mente del tutto distrutta da un'incurabile pazzia. La salma del povero Philippe Chéret ancora non si era irrigidita che molti di coloro che ne seguivano il lavoro, in modi più o meno sleali, avevano saccheggiato i suoi averi, accaparrandosi i pezzi migliori. Fu così che la serie I Mago Diaboli venne dispersa, scomparendo in mano a privati, o forse andando distrutta, valicando l'impalpabile confine tra realtà e mito. Infatti, quando Boris Gefford si era recato a Ginevra su richiesta del conte Franz Kessler, un suo vecchio amico con il quale condivideva la passione per l'occultismo, non aveva immaginato che egli volesse mostrargli una delle 9 fotografie scattate da Chéret in quella notte straordinaria. Il conte Kessler, un tempo molto facoltoso, aveva subito una tremenda crisi finanziaria che lo stava obbligando a privarsi di ogni suo possedimento e avere pur di mantenersi a galla. Spiegò che l'istantanea era autentica, la più bella delle 9, e in effetti bastava sfiorarla con lo sguardo per essere avvinti da un oscuro fremito emotivo. Per quanto attratto, Gefford aveva proceduto con i piedi di piombo, dal momento che la cifra chiesta dal conte era un salasso persino per un uomo con le sue risorse economiche. Stipulò così un patto. Avrebbe tenuto la foto e sottoposta alle necessarie analisi per confermarne l'autenticità, e se le avesse superate, allora si sarebbe potuto discutere di affari. Mentre parlava, Hilda Obrazek aveva seguitato a sfogliare l'album, arrivando all'ultima pagina. Il suo sguardo venne ricambiato dall'ultima foto che ritraeva Philippe Chéret. Il giovane uomo avvenente ed energico era stato sostituito da una persona invecchiata presto e male, con occhi larghi di follia incassati tra profondi solchi di rughe simili alle crepe di un fiume asciutto. L'espressione era tormentosa e la folta capigliatura si era desertificata in rade ciocche sul cranio macchiato. Aveva davvero l'aspetto di qualcuno che ha visto uno scorcio dell'inferno. Boris Gefford infilò una mano sotto il lembo della giacca, estraendo l'astuccio che custodiva l'Imago Diaboli. Quindi lo passò alla sensitiva. Restò in attesa, osservando attentamente le reazioni della donna mentre questa studiava la vecchia foto. Hilda Obrazek chiuse le palpebre e restò così per almeno 5 secondi, come chi sta cercando di combattere un malessere inaspettato. Poi tornò ad aprirli, tornando a chinare lo sguardo sulla fotografia. Era color seppia, piuttosto scura, quasi che fosse stata scattata in una stanza fumosa e scarsamente illuminata. Ma l'unico soggetto immortalato era piuttosto nitido, per quanto un inusuale gioco di chiaroscuro ne plasmasse il corpo in modo bizzarro. Le gambe erano la zona meno visibile e sembravano assumere angolazioni innaturali, quasi avessero le ginocchia al contrario, mentre il busto ruotava dal bacino in una torsione che metteva in mostra un'anatomia snella e statuaria. Anche osservarlo bene era impossibile stabilire se il modello fosse uomo o donna. Nella tensione muscolare e nel flettersi delle membra pareva un ermafrodito, sebbene i genitali fossero celati da un gioco di ombre e dalla coscia sinistra lievemente sollevata. Un'ombreggiatura sopra le costole suggeriva un accenno di seno, ma era difficile a dirsi. Dall'intersezione delle clavicole sporgenti si innalzava un collo lungo e flessuoso che sorreggeva una testa glabra, circondata da una leggera opalescenza. Il viso si vedeva solo per metà e, come il resto del corpo, possedeva un'armonia androgina, delicato e virile allo stesso tempo, recante un'espressione tra l'estatico e il sognante. La bocca sensuale era morbidamente schiusa e l'unico occhio visibile scintillava tra palpebre scostate come un cerino appena acceso. Nel complesso dava l'idea di qualcuno che danza in un delirio, vacillando tra la frontiera del sonno e della veglia. Le braccia erano sollevate in tensione e i polsi femminei sfociavano in mani grandi dalle dita aperte a ventaglio. Quel particolare era senza dubbio quello più sconcertante, poiché quelle dita si allungavano in modo impossibile, assottigliandosi fino a ridursi al diametro di un ago. Con una membrana a unirle sarebbero parse ali di pipistrello.
Oltre a questo, l'efebica beltà di quel corpo era intaccata anche da un altro particolare. Le orecchie emergevano a lato della testa calva allungandosi e piegandosi in alto, dando l'idea di due corna. Per tacere poi di quella vaga forma sinuosa che si intravedeva appena emergere dalla dolce curva della natica, sparendo nell'ombra. Una coda, forse? L'essere in quella foto sprigionava una vasta, intensa gamma di sensazioni in chi lo guardava. Era delicato e brutale, aggraziato e rozzo, umano e bestiale. C'era un che di mellifluo nella sua postura, un qualcosa di serpentino, di lascivo, ma al contempo trasmetteva un senso di innocenza, di purezza, persino di dolcezza. Sembrava di contemplare due immagini diametralmente opposte, ma abbastanza simili da potersi sovrapporre, cosicché le fattezze di una si mescolavano indissolubilmente con quelle dell'altra, dando origine a qualcosa di destabilizzante. Ma questa poteva solo essere una buona abilità fotografica, mentre le stranezze anatomiche potevano trovare spiegazioni in un sapiente uso di protesi. Se davvero il diavolo era stato ritratto in quella foto, Hilda Obrazek sarebbe riuscita a capirlo con il semplice tocco delle dita. E fu appunto ciò che Boris Jefford, contenendo a stento l'emozione, le chiese di fare. $100,000 erano pronti per lei, a prescindere dal responso. L'anziana non parve fremere di fronte a quell'offerta. Si limitò ad accettare con un deciso segno del capo. Quindi si sfilò il guanto sinistro, rivelando una mano mascolina e contorta come una radice appena cavata di terra. L'angolo della bocca di Jefford ebbe un guizzo di involontario disgusto nel vedere quelle unghie spesse e giallastre. Incurante di aver provocato sconcerto nel suo cliente, Hilda Obrazek inspirò profondamente e passò i ruvidi polpastrelli sulla fotografia. All'istante il suo corpo tozzo sussultò, quasi fosse stato attraversato da corrente elettrica. I suoi occhi strabuzzarono come se stessero per schizzarle fuori dal cranio e Jefford poté notare come le pupille si fossero dilatate a dismisura, proprio come la bocca che le si spalancò in un urlo silenzioso. Lampi come flash fotografici scaturiscono da sotto la tenda e le tenebre nel grande salone si contraggono. Rumore di pioggia contro i vetri. Profumo di mirra, sandalo e altri incensi si eleva dai braceri. Oltre ai paramenti ci sono solo la città assopita, la notte e la statua alata di bronzo con i titani morti ai suoi piedi, deposti sui blocchi di pietra. Sulle pareti ricoperte di affreschi e contro il soffitto a cupola, il brusio si frantuma in eco soffuse che sembrano giungere dall'alba dei tempi, dal periodo remoto in cui le parole che vengono pronunciate dagli adepti furono incise su tavolette di argilla. Hilda Obrazek, o almeno una parte di lei, è lì presente. Vede, ascolta, percepisce tutto. I suoi sensi sono bocche voraci che inghiottono qualunque cosa le stia attorno. Uomini avvolti in neri paludamenti l'attorniano, quasi indistinguibili nel buio. Le loro sagome cupe e incappucciate si scorgono solo quando il fulmine guizza nella camera, facendo sussultare le ombre contro i muri pieni di satiri, ninfe e altre creature alle quali gran parte dell'umanità ha smesso di rivolgere la propria devozione. Poco alla volta, altra luce stempera timidamente le tenebre. Chiarore ambrato e tremulo che filtra attraverso le orbite, le narici e i denti di tanti teschi. Mani nascoste da guanti neri sollevano i coperchi ricavati da calotte craniche, accendendo i ceri posti all'interno. Ecco, l'intera sala è ora illuminata da lanterne di morto. La canzone prosegue. Le strofe si srotolano nell'aria come le spire di scirupposo profumo che si sollevano in forme sinuose. Gli adepti formano un semicerchio attorno a una porzione di pavimento. Sul candore del marmo scorrono linee tracciate con un fluido rosso ruggine che si intersecano e combinano in un disegno spigoloso, complicato.
Quel simbolo era antico quando le piramidi ancora non erano state edificate ed esisteva ben prima che le pietre delle fondamenta di Uruk venissero posate. Nel simbolo sono sedute 5 ragazze. I loro corpi nudi diventano d'ambra alla luce fievole diffusa dai teschi lanterna. Sono giovani, poco più che bambine. Da non molto le loro membra sono diventate ricettacolo della sessualità. Siedono con le gambe raccolte al petto, le braccia avvolte alle ginocchia, la testa china in pudico raccoglimento. L'argenteo suono di un sistro trilla nell'aria insieme alla litania e questo le ridesta. Si sollevano leggere, tanto leggere che pare di vedere i loro piedi staccarsi dal pavimento. Cominciano una danza circolare che alterna movenze languide a scatti spasmodici. A dispetto della sciolta agilità dei corpi, le teste ciondolano inermi sulle spalle e gli occhi sono quasi del tutto rivoltati nelle orbite. Potrebbero essere addormentate, persino morte, mosse da una sacrilega inerzia. Altri sistri si uniscono al primo. La danza si fa incalzante, selvaggia, primitiva. La luce emessa dai teschi diventa più intensa. Hilda Obrazek percepisce l'aria raddensarsi, caricarsi di un'energia sempre maggiore e pur sapendo di non trovarsi fisicamente lì, pur consapevole di rivivere solo un riflesso di avvenimenti passati, il cuore le vibra di paura. Dal cerchio di uomini ne avanzano 5 e ognuno di loro si accosta a una delle giovani danzatrici, trascinandole ancora sul pavimento. Si sfilano le tuniche dalla testa e si sdraiano sui corpi sussultanti delle fanciulle, unendosi a loro. Le braccia esili vengono tenute sollevate. Formano tanti raggi che convergono al centro del simbolo. Odore di sudore si mescola alla nube di profumi orientali. Gemiti e lamenti si intrecciano alla litania e allo strimpellare sacro dei sistri. Qualcosa sta arrivando. L'energia attraversa i corpi, liberata dall'amplesso, e fluisce al centro del simbolo, spalancando la membrana che separa il mondo degli uomini da quello degli dei. Altri lampi di luce. Questa volta non arrivano dai fulmini, ma da una macchina fotografica che nasconde il volto di uno dei presenti. Anche lì, Hilda lo riconosce. È Philippe Chéret. Dal pavimento qualcosa sorge come un albero che germoglia. Cresce dal basso, ruotando su se stesso, il corpo pallido, quasi traslucido, che avvampa sotto i flash del fotografo. 9 lampi in rapida successione. Poi l'apparecchio emette un crepito secco e cristallino. L'obiettivo si è frantumato. La chiaroveggente trattiene il fiato e con lei tutti coloro che assistono all'oscuro prodigio. Lui è arrivato. Lui è lì tra loro, come avevano sperato, ma forse non avevano creduto. La sua bellezza e il suo orrore sconvolgono i sensi. Tutto tace. Gli adepti, i sistri, persino la pioggia pare essersi fatta più cheta. La notte stessa ha smesso di respirare, in attesa. Poi una figura bassa viene sospinta in avanti, verso la creatura appena evocata. È interamente coperta di seta rossa simile a un burka. Verso di lei si sporgono una mezza dozzina di mani che tirano e slacciano nastrini e quell'abito si apre e affloscia in pieghe scintillanti attorno alle sue caviglie, liberando il corpo nudo di una ragazza come una farfalla che emerge dalla crisalide. Lei guarda chi ha di fronte e 2 lacrime di sangue le scorrono dagli angoli degli occhi. Gli si accosta, muovendosi alla maniera di una sonnambula, accolta da quel corpo plasmato in una materia sconosciuta all'uomo e alla scienza. La litania riprende da dove si era interrotta, e altrettanto fanno i sistri. Con occhi sgranati, Hilda Obrazek fissa le 2 sagome agitarsi nel simbolo sul pavimento. Osserva il sangue imbrattare i loro inguini, il corpo della fanciulla tendersi e sussultare, preda di tutta l'estasi che un essere umano può contenere senza incendiarsi. Si accorge che gli occhi luminosi della creatura la fissano. No,
non sta semplicemente guardando nella sua direzione. Guarda lei. La vede anche se è impossibile, anche se lei non si trova lì e tutto quello che la circonda è avvenuto tanti, tanti anni prima. Ma lui la vede lo stesso e le rivolge un sorriso. Non ci fu bisogno di chiamare un'ambulanza alla fine. Hilda Obrazek rinvenne da sola e l'epitassi non durò che qualche minuto. Fu la stessa veggente a rassicurare Boris Jefford. Non era la prima volta che un violento contraccolpo psichico le causava svenimento e sangue dal naso. Per quanto riguardava l'imago Diaboli, si congratulò con lui. Era il fiero possessore di una foto del diavolo. Fuori di sé dalla gioia, Jefford l'aveva pregata di raccontargli cosa avesse visto e lei lo fece, ma glissò su alcuni particolari che tenne per sé. Un'ora più tardi era di nuovo a bordo della Cadillac diretta a Langham, dove le era stata riservata una stanza, naturalmente a spese del suo cliente. L'indomani, dopo un sonno ristoratore, sarebbe stata ricondotta ad Albany con un assegno da $100,000 nella borsetta. In verità, a Hilda non importava di quel denaro. La scoperta che aveva fatto e che ancora le si amalgamava nel cuore in tumulto di emozioni valeva più di qualsiasi ricompensa. Era da tutta la vita che si portava dietro due domande apparentemente insolubili. Come mai era nata con quel potere e chi fosse suo padre? Quel giorno aveva trovato una risposta a entrambe. Nell'intimità della sua magnifica stanza d'albergo aveva estratto dal portafoglio alcune fotografie spiegazzate. Raffiguravano sua madre in gioventù, ai tempi in cui aveva lasciato l'Italia per tornare alla natia Praga, dove aveva partorito Hilda. Questo era avvenuto nel settembre del 1942, 9 mesi dopo che in quel palazzo di Torino una setta evocasse il diavolo, dandogli sua madre come dono di benvenuto. Non aveva mai avuto modo di chiedere qualcosa riguardo a suo padre, dal momento che 2 anni dopo averla messa al mondo, la madre di Hilda si era ritirata in un isolato monastero sui Carpazi, in qualità di suora di clausura, cessando i contatti con il resto del mondo, persino con la figlioletta, che fu allevata dagli zii e che non la rivide mai più. Oltre le finestre, nuvole plumbe ricoprivano la città, proprio come la notte in cui era stata concepita. Ripensò a quegli occhi ardenti come stelle appena nate, fulgenti di tutta la ribollente potenza di qualcosa che ha visto la polvere cosmica agglomerarsi nell'universo. Sollevò una mano di fronte al viso, pensando che un barlume di tale potenza le scorreva dentro. Rivide gli occhi di suo padre. Il suo sorriso, che conteneva una promessa silente, l'avrebbe trovata e sarebbero stati una famiglia.